Bentrovati a tutti da parte di Marco Fabriani. Oggi ci occupiamo di aiuti alle imprese. Nei giorni scorsi è stato aperto a Roma, in via Goito 35, uno sportello in collaborazione con il Comune di Roma, uno sportello voluto dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Ricordiamo che è un ente pubblico. Per parlare di questo e cercare di capire come funziona abbiamo con noi l'onorevole Mario Baccini, già ministro della Funzione Pubblica, attualmente presidente del Microcredito, che saluto. Ben trovato, presidente, eccoci. Grazie, direttore, per l'invito. Grazie. Allora, ci spieghi un attimo come si articola a Roma questo progetto? Ma noi abbiamo raccolto un appello della sindaca Raggi, dell'amministrazione comunale di Roma Capitale, per sviluppare nella città progetti di microcredito a sostegno delle persone che in questa pandemia sono rimaste indietro. Quindi con questo sentimento ci siamo messi a disposizione come struttura pubblica della città e grazie ai 3 milioni che l'amministrazione di Roma Capitale ha messo a disposizione del nostro ente, abbiamo aperto un ufficio a via Goito, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, e quindi da qualche giorno, sono operativi i centralini del Comune di Roma per accogliere tutte le istanze, per aprire sia nuove aziende che oggi non possono accedere al credito, e quindi grazie a questo fondo del Comune di Roma possiamo andare oltre il fondo di garanzia nazionale, ma soprattutto si è messo in moto il microcredito sociale, che significa che famiglie, giovani, donne che oggi vivono in una situazione di indigenza momentanea possono chiedere un prestito, un finanziamento che gli verrà concesso grazie a un tutor dell'ente che verificherà lo stato e la condizione della richiesta. Ecco, quindi è uno importante. Certo. Presidente Baccini, negli ultimi anni avete sostenuto la costituzione di circa 15.000 aziende che poi hanno dato lavoro a 34.000 persone. Sì, abbiamo adesso i dati sono ancora migliori, nel senso che siamo quasi a 20.000 nuove aziende realizzate nel nostro paese per tutta quella fascia di persone che sono considerate non bancabili, cioè che se vanno in banca non possono accedere al credito perché non hanno garanzie. Ecco, l'ente pubblico del microcredito, quindi lo Stato, interviene tramite noi, offre la garanzia a chi non ce l'ha e grazie a dei servizi di accompagnamento che possono verificare poi la qualità del progetto, del business plan, la sostenibilità, possono successivamente accedere al credito con le nostre banche convenzionate. Fino a 50.000 euro possono essere finanziate partite IVA che richiedono appunto un finanziamento. Abbiamo realizzato dalla fascia della povertà, della non bancabilità, circa 20.000 nuove aziende con un effetto leva di 2,43 posti di lavoro ad azienda, cioè un disoccupato oggi invece diventa un'azienda, diventa un nuovo consumatore, diventa un nuovo contribuente, quindi questo è il miracolo del microcredito italiano. Ecco, ogni buona azione in Italia, direttore, lei lo sa, non rimarrà impunita, però noi andiamo avanti su questa nostra strada, facendo del bene secondo gli indirizzi del governo e del Parlamento, ovviamente. Senta, Presidente Baccini, in quest'ultimo anno sono aumentati, immagino, gli aiuti da parte vostra e anche le richieste da parte delle imprese in difficoltà? Sì, sono aumentate. In particolare ci siamo resi conto che anche durante questa pandemia, quando abbiamo visto chiudere centinaia e centinaia di attività, di serrande, hanno chiuso la sera e la mattina non sono più riusciti a riaprire, c'è stata una richiesta per start-up, per nuove attività di giovani
che hanno voluto scommettere su se stessi, e lì lo Stato, grazie al microcredito, è stato vicino a questa azienda. Abbiamo aperto molte aziende anche durante la pandemia. Certo, la situazione non è delle migliori, però io sono convinto che grazie anche alla microfinanza, allo strumento che guarda il territorio, guarda i problemi reali, noi possiamo veramente rilanciare il nostro paese ripartendo dalla piccola e media impresa, che è la spina dorsale dell'Italia. Grazie al presidente Mario Baccini, lo ricordo, presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Grazie presidente, buon lavoro. Grazie direttore, grazie di cuore. Dunque era il presidente, come detto, dell'Ente Nazionale per il Microcredito, onorevole Mario Baccini, già ministro della Funzione Pubblica. Un grazie a voi tutti da Marco Fabriani.